È possibile una democrazia senza partiti? Da questo interrogativo ha preso il via la conferenza Crisi dei partiti e riforma della legge elettorale, svoltasi ieri nella sala Cosentini della biblioteca Zelantea, promossa dai Lions Club e dalla diocesi di Acireale. Maggio si avvicina e le elezioni europee sono ormai alle porte. È tempo di sondaggi elettorali che puntano l'attenzione non solo sulla panoramica nazionale, ma anche sulla realtà locale, dato che in concomitanza si svolgeranno ad Acireale le elezioni amministrative. Un confronto che ha visto in prima linea Oreste Mussari, ordinario di scienza della politica all'Università La Sapienza di Roma, il quale ha dibattuto e dato risposta alle domande del moderatore dell'incontro, il giornalista catanese Nino Milazzo. Sondaggi che fanno discutere su quelle che potrebbero essere le sorti della città delle 100 campane. A parlarcene il presidente della Zelantea, Giuseppe Contarino. Ci è sembrato molto opportuno e significativo per proporre un momento di riflessione non solo sulla nuova legge che è in discussione in Parlamento, ma anche sulla crisi dei partiti. Crisi dei partiti che significa crisi dell'Italia, significa un elemento in più alla crisi economica e quindi un momento destabilizzante, un momento di scoraggiamento. È importante considerare che questo dibattito va avanti per quasi almeno 10 anni. Quindi oggi dobbiamo prendere opportune decisioni che non possono prescindere dalla presa di coscienza dell'opinione pubblica. L'opinione pubblica si disinteressa alle leggi, ma non può non interessarsi alla crisi dei partiti, perché i partiti da momento di alta ideologia si sono trasformati in momento di basso interesse tornacontistico. Ecco, è importante un momento di riflessione per capire a chi dare i voti. Questa città è una città che cammina a fare spenti, ma la gente non se ne accorge. Ora, questo non è né ammissibile né scusabile. Occorre che al momento del voto si considera il fatto, il non fatto, la qualità di ciò che si è fatto e soprattutto il curriculum di coloro che andranno a rappresentare per altri 5 anni la città in seno al Consiglio Comunale.